Allora, siamo prudentemente soddisfatti, nel senso che siccome ne abbiamo viste di cotte e di crude, evidentemente adesso c'è un progetto che la banca ci ha rappresentato e finalmente diciamo, questo progetto è quello che noi abbiamo inseguito negli anni in cui siamo stati impegnati sia al Ministero dell'Economia e Finanza, sia con la Banca d'Italia perché abbiamo avuto diverse interlocuzioni, sia con la Banca Agricola che abbiamo avuto anche con loro delle interlocuzioni. Quindi diciamo, noi dovevamo dare delle risposte alle persone che avevano necessità di avere i propri risparmi. E questa operazione va nella giusta direzione, ma evidentemente dobbiamo aspettare, diciamo, qualche altro mese per capire un po' e spiegare alle persone come si devono, adoperare per poter o vendere le azioni oppure, se non li vogliono vendere, hanno, anche loro, diciamo, dei dividendi abbastanza importanti. Quindi, l'operazione che intendavamo fare era dare delle risposte alle persone che avevano più necessità. Oh, ma a questo punto diciamo che il movimento si fermerà o continuerà ad esserci? Allora, io per quanto mi riguarda, se questa operazione va in porto, la mia missione è finita, perché sin dal primo minuto io ho sempre cercato l'interlocuzione, anche se noi abbiamo fatto delle proteste anche eclatanti. E ne ha parlato la stampa a livello nazionale, sia Milano Finanza che il Sole 24 Ore, sia i giornali importanti che le televisioni. No, abbiamo messo al centro dell'attenzione che c'era un problema con la BCE e questa cosa qua l'abbiamo anche smantellata nel momento in cui ci dicevano che la banca poteva riacquistare soltanto il 2%. Noi abbiamo dimostrato che non era come dicevano la Banca d'Italia e però praticamente si sono riservate nel momento in cui autorizziamo la banca agricola, tutte le altre banche che fanno, ci salta tutto per aria. Adesso invece evidentemente noi avevamo ragione perché questo famoso 2%, io l'ho detto anche alla Banca d'Italia, di fare una tantum per una sola volta ed è quello che sta accadendo ora. Perché con la questione del Covid la gente ha avuto necessità di avere i propri risparmi, ora con la guerra ancora maggiore, il caro bolletta ancora maggiore. Quindi sia Banca d'Italia che la Consob sono riusciti, diciamo, a dare le autorizzazioni alla banca e quindi speriamo che sia la volta buona per accontentare quelle persone che sono in difficoltà.